Vediamo ora come è fatta la Motion Cam 01, una videocamera digitale waterproof HD 1080. Diciamo che questo è il contenuto della confezione. Praticamente c'è all'interno la Motion Cam 01, che è questa. Con le prese ben in vista, esce ovviamente il tappo per renderla impermeabile. Poi c'è il coperchio posteriore impermeabile, era questo. Cavo audio video, una connessione TV, una presa per la motion cam che prende una micro USB. Poi abbiamo il cavo USB per i dati o ricarica. Poi abbiamo la base per i lacci elastici, che in un secondo video farò vedere il montaggio, che non è stata la cosa più semplice del mondo montarla. Questa è parte della ghiera della base dei lacci elastici. Poi abbiamo una base adesiva, qualora si volesse attaccarla con questa sorta di biadesivo. Diciamo che il biadesivo della Cellular Line l'ho provato, quello che utilizza la Cellular Line per gli interphone, e devo dire che è molto molto forte. Con gli interphone rimangono bloccati, non si muovono più, anche a alte velocità, insomma non si corrono particolari rischi. Quello che si scegliesse di volerlo collocare una parte ben precisa da subito. E questi qui sono i supporti che poi vanno incastrati nella, ovviamente prima mettendoci questo sopra, di qui, ecco qui, diventa il supporto per la motion cam. Allora, detto ciò, andiamo avanti con questa presentazione. Va bene? Allora, abbiamo i lacci elastici da 16 cm, 36 cm e da 68 cm. Lacci elastici che consentono di fissare un po' ovunque, grazie a questo supporto, consentono di fissare la camera un po' ovunque, no? Okay. Allora. Poi c'è il sacchettino, custodia in tessuto, e questo è tutto il contenuto della scatola. Cosa fondamentale che purtroppo manca nella scatola per un, diciamo, subitaneo utilizzo è questa cosettina qui piccola, che purtroppo invalida poi un po' l'acquisto. No, non invalida l'acquisto, ma crea qualche problema, non so se si vede, no, non si vede. Vabbè, insomma, è una micro SD che non hanno incluso nella confezione, ma è fondamentale per l'utilizzo della motion cam, perché senza micro SD neanche si può provare, ovviamente, perché non ha una memoria interna ma ha soltanto l'SD che deve, diciamo che preferibilmente deve essere almeno di classe 4, e supporta fino a 32 giga di SD, e sono parecchi, insomma. Questa videocamera è impermeabile fino a 20 metri di profondità, ha un grand'angolo di 120 gradi, obiettivo HD. Per foto si possono anche fare foto fino a 12 megapixel. Poi ha un effetto di vibrazione, per ovviamente questo se viene montato su un casco, su un casco da bici, da moto, da sci, insomma, ovviamente non si può vedere un display qualsiasi, ha un sistema di vibrazione che consente di capire cosa sta facendo la camera in quel momento.
Le opzioni di risoluzione video sono 1080x720 a 60 fotogrammi per secondo, oppure 1080x720 a 30 fotogrammi al secondo, Full HD a 30 fotogrammi al secondo, 1440x1080 a 30 fotogrammi al secondo, tutte in AVI. Può fare la foto a 12 megapixel in formato JPEG e c'ha una funzione per la sola registrazione audio. Sulla fronte, non so se si vede qui, queste sono due luci LED ad alta luminosità per l'uso notturno, e può funzionare anche semplicemente come torcia ovviamente, e ha un puntatore laser che serve per capire dove si sta direzionando lo sguardo. Si può attivare o disattivare, insomma, scelta, oppure attivare inizialmente e dopo X tempo si disattiva in automatico. La porta USB ovviamente è 2.0, diciamo che una volta fatta questa operazione di inserimento dell'SD, poi la telecamera è pronta per l'uso.